Se vuoi sapere perché le foglie del tuo limone iniziano ad accartocciarsi, si arrotolano e pian piano cadono, sei nel posto giusto, sei nel video adatto. Oggi ti faccio vedere quali sono le 6 cause principali per cui le foglie del limone si accartocciano, perché questa pianta si stressa e come possiamo rimediare a questo problema. Non ti rimane altro che mettermi un bel pollice in su, energia, spolliciate e continuare a guardare il resto del video. Se le foglie iniziano ad accartocciarsi a barchetta, un po' all'insù, iniziano a perdere colore, iniziano poi a perdere la lucentezza, tendono anche ad ingiallire e cadere copiosamente e anche a presentare delle piccole macchie come se fosse colpita dalla varicella, il problema è il freddo, la causa più frequente durante il periodo invernale. Può capitare in tutte le piante coltivate in piena terra, in quelle località climatiche dove in inverno la notte è abbastanza fredda, la pianta si stressa. Come potremo rimediare alle piante coltivate in piena terra? Con una serra fredda, ossia realizzeremo sopra la pianta del limone una struttura dove poi metteremo un telo trasparente in PVC e questo telo le riparerà dal freddo della notte. Il giorno che facciamo? Andiamo là, scopriamo di nuovo questa serra fredda, altrimenti i raggi del sole possono riscaldare eccessivamente l'aria e la pianta si stresserebbe ancora di più. Quindi di notte copriamo e di giorno scopriamo. In questo modo abbiamo risolto la situazione delle piante coltivate in piena terra, dove però le temperature climatiche esterne invernali non scendono vicino allo zero, altrimenti non possiamo far nulla se non fare una serra riscaldata. Per le piante invece coltivate in vaso facciamo così. Di giorno, quando le temperature sono sopra quegli 8-10 gradi, teniamole all'esterno, al sole, alla luce, all'aria. La sera, prima che fa buio, quando le temperature iniziano ad essere un po' fredde, prendiamo il vaso e lo mettiamo al riparo in una zona dove c'è illuminazione. In questo modo la pianta non si stresserà. Superato questo stress invernale, quando siamo alle porte della primavera, potremo aiutare la pianta con un paio di trattamenti. O facciamo un trattamento a base di propoli, l'aiuta a superare questo stress, oppure con il solfato di magnesio che attiva di nuovo la clorofilla, sintesi clorofilliana, vuol dire nuovi germogli freschi, belli e rigogliosi, e foglie verdi. Se invece le foglie del tuo limone all'inizio iniziano un po' ad appassire, a perdere un po' di lucentezza, di colore, poi pian piano si accartocciano sempre di più, a volte a barchetta, a volte sottosopra, e comunque diventano rigide, croccanti, iniziano a cadere, il problema è la siccità, è il caso più comune in estate, è il caso più comune quando magari sulle piante all'esterno coltivate in piena terra non ha mai piovuto o non abbiamo mai annaffiato, oppure alle piante coltivate in vaso quando noi non facciamo delle annaffiature regolari e frequenti. Praticamente osservando una foglia accade questo: la pianta deve risparmiare umidità, gli scambi gassosi, la foglia ha sotto alla pagina tutti i piccoli stomi, sono come le nostre narici, e decide di chiuderli per risparmiare questo scambio gassoso, questa umidità verso l'esterno. Ecco che chiudendoli la foglia si accartoccia, si arrotola. La soluzione è chiara: dobbiamo fare annaffiature più frequenti, più regolari. La regola è sempre quella: terreno umido sì, ma mai troppo bagnato. Tra un'annaffiatura e l'altra fate asciugare leggermente il terreno sopra al vaso o nel vostro campo. Scavate un po', i primi 2 cm di terreno prima di annaffiare debbono essere asciutti, mentre sotto deve essere umido. Quando avete raggiunto questa condizione annaffiate tranquillamente. Possiamo però anche ricorrere a dei sistemi, a degli stratagemmi. La pacciamatura vuol dire la tecnica di mettere sulle piante in piena terra uno strato di foglie, di paglia, di materiale che comunque adagiato sul terreno sotto la chioma e far risparmiare l'evaporazione dell'acqua verso l'esterno e la pianta si stresserà meno.
La stessa applicazione, la stessa tecnica della pacciamatura possiamo farla tranquillamente nelle piante in vaso. Nelle piante in vaso vi do un ulteriore consiglio. Cercate sempre di proteggere l'esterno del vaso contro i raggi del sole. Se il sole colpisce la parte esterna del vaso, si scalda il terreno, evapora l'acqua velocemente, si scaldano anche le radici. Quindi la cosa più semplice è prendere un vaso più grande, metterci la vostra pianta dentro con tutto il vaso senza toccar nulla e tra gli spazi che si sono creati tra i due vasi mettere del materiale isolante come pomice, argilla espansa, vermiculite. Il sole adesso batterà prima sul vaso esterno e prima di trasferire il calore alla pianta, quindi al vaso che contiene la pianta, troverà lo strato isolante e abbiamo risolto così questo problema. Poi vi do un consiglio. Ritornati dalle vacanze, se trovate la pianta del limone con tutte le foglie arrotolate dalla siccità a una sete da impazzire, non fate l'errore di annaffiarla abbondantemente perché magari vi sentite anche in colpa. È un errore grave, in quel modo non fate altro che far stressare maggiormente la pianta. L'annaffiatura invece deve ripartire di nuovo gradualmente, annaffiate sì tutti i giorni, anche due volte al giorno, pian piano, date da bere alla vostra pianta come un assetato nel deserto, un goccetto alla volta, vedrete che pian piano la pianta si riprenderà, le foglie si ridistenderanno, se non ha chiaramente sofferto troppo, e riverrà di nuovo bella, fresca e rigogliosa. Se le foglie invece si sono accartocciate ma la pianta non ha sentito né caldo né freddo, siamo in primavera, aprite le foglie, osservate l'interno, sono sicuro che ci sono dei piccoli insetti, sono gli afidi, i pidocchi delle piante, possono essere verdi, marroni o neri, per cui iniziano a succhiare la linfa della pianta e la foglia si accartoccia. Anche altri insetti possono far arrotolare la foglia del limone e degli agrumi, come ad esempio la mosca bianca, come ad esempio l'Aleurocanthus spiniferus, tutti insetti che dovremo andare a combattere con una lotta biologica. Vi do due o tre soluzioni per sbarazzarvi di questi fastidiosissimi insetti. Il primo, il più semplice, il più naturale, abbiamo i prodotti lì in cucina sulla dispensa, aglio e peperoncino, vi sto mettendo qui in alto il link di come si fa questo spettacoloso macerato. Nebulizzato sulla pianta, soprattutto insistendo sotto le foglie e nebulizzato più volte al giorno, sono convinto che vi aiuterà ad eliminare tutti gli insetti presenti sulla pianta. In tutti quei casi in cui gli attacchi sono invece più forti, più insistenti, potete sempre utilizzare dei prodotti biologici, come ad esempio il sapone molle potassico, e se volete potete sempre aggiungerci l'olio di neem. Vi sto mettendo qui in alto il link del video per vedere tutto come si fa. Se la foglia inizia ad accartucciarsi nei lembi laterali o nella punta e la punta e i lembi iniziano anche a necrotizzare, a diventare un po' marroncini, sono convinto che è stato o un eccesso di concimazione o un eccesso di dose sul trattamento che avete fatto, soprattutto i trattamenti a base di rame. Quindi tutti quanti i prodotti come la poltiglia bordolese, l'idrossido di potassio, il solfato di rame o anche prodotti come il sapone molle potassico che è un sale, se voi esagerate la condizione è questa, le foglie si arrotolano, si seccano e poi cadono. Se avete fatto subito il trattamento, la soluzione è questa qui nell'immediato. Prendete una bella elettropompa, riempitela d'acqua o anche uno spruzzino, se è una pianta piccolina, solo acqua tiepida. Lavate abbondantemente con acqua a pressione la pianta in modo che cercherete di togliere la maggior parte del prodotto che è rimasto sulle foglie. Laverete la pianta praticamente. Se ci riuscite poi cercate anche di porre all'ombra la vostra pianta se è in vaso o fare un'ombreggiatura sulla pianta che è lì all'esterno, perché ripararla dal sole, dall'attività luminosa la farà stressare meno, l'aiuterà a superare questa crisi. Se avete esagerato con la concimazione, fate così, togliete tutto il concime in eccesso, anche un paio di centimetri di terriccio, ce lo aggiungerete tranquillamente dopo, e poi fate un'abbondante annaffiatura, l'acqua scioglie il concime, va verso il fondo e la pianta si riprenderà.
Se le foglie della tua pianta iniziano un po' ad incurvarsi, a tendere verso il giallo, la pianta non cresce, ha una crescita stentata. Le nuove foglioline sono comunque sempre piccole, tendente al giallo, ci sono poche fioriture e poche fruttificazioni, può essere un eccesso di annaffiatura o un terreno davvero molto compatto e pesante, per cui la pianta va in asfissia radicale, non riescono le radici praticamente più a respirare. Se stiamo annaffiando troppo, dobbiamo diminuire le annaffiature. Il terreno non deve essere mai, mai zuppo e non deve ristagnare acqua in superficie. Piante in piena terra. Prima cosa, osservate che vicino al tronco il terreno non sia pendente verso il tronco stesso, che si crea un avvallamento, che si crea una pozzanghera quando ci sono le piogge, perché non va bene, la pianta in quel modo va in asfissia radicale. Oppure, comunque sia, dovremo andare ad ammorbidire il terreno, potremmo farlo con la punta di un piccone, smuovendo un po' il terreno senza rovinare le radici e senza girare la zolla. In questo modo il terreno potrà di nuovo respirare. A questo punto cerchiamo anche di metterci un bel po' di terriccio per pianta acidofile vicino al tronco e sotto la chioma, in modo che creiamo un dosso, una duna. In questo modo l'acqua piovana, quando cade, non si ferma vicino al tronco e vicino alle radici in modo insistente, ma cercherà di sgrondare all'esterno e la pianta soffrirà meno di questa situazione di asfissia. Soluzione per le piante in vaso, soprattutto quelle piante che sono lì da 6, 7, 8 anni nello stesso vaso, le radici sono molte, copiose, la terra è diventata povera, dura, pesante, quasi un sasso. Dovrete chiaramente svasare la vostra pianta. E si fa semplicemente così. Nel massimo riposo vegetativo della pianta del limone si prende un vaso più grande di almeno 3 cm, 4 cm di diametro e ci trasferiremo la nostra pianta. Quando tiriamo su la pianta dal vaso, ammorbidiamo un po' il terreno, magari togliamo un po' anche di quel terreno troppo duro, sassoso, pesante. E quando mettiamo la pianta nell'altro vaso, sul fondo metteremo del ghiaieno in modo che sarà un fondo drenante, aggiungiamo dell'ottimo terriccio per pianta acidofile fertilizzato e vedrete che pian piano la vostra pianta diverrà di nuovo bella, fresca, bravi e rigogliosa. Un'ultima causa per cui le foglie del limone si arrotolano e diventano fine, sottili, come se fossero dei sigari, è una carenza nutritiva, una grave carenza di potassio. Difficilmente accade, può accadere in tutte quelle piante che rimangono in vaso per molti anni, perché gli elementi nutritivi davvero non ci sono più. Dovremo a questo punto apportare il potassio alla pianta. Guardate, vi do una dritta, un consiglio. Avete questo potassio lì disponibile come scarto e potrebbe diventare una risorsa. Le bucce di patata, vi sto mettendo qui in alto il link. Potete fare tranquillamente questo macerato ricco di potassio e far sì che la vostra pianta pian piano migliori nel tempo. È chiaro che l'utilizzo delle bucce di patata come integratore di potassio può essere fatto in poche piante in vaso, una pianta di limone all'esterno. Per chi ha più piante, consiglio vivamente di utilizzare un concime specifico, granulare, meglio se un organo minerale, ricco di potassio. Vedrete che la vostra pianta vi ringrazierà. Ragazzi, io vi saluto così, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, sempre in gamma prodotti bio, ci vediamo alla prossima.